Che il principe Harry possa essere nato da una relazione extraconiugale di Lady Diana è storia di gossip molto vecchia. I sospetti hanno sempre portato tutti dritti al maggiore James Hewitt, con i lineamenti del principino così simili ai suoi e quel temperamento e quella predilezione per la vita nei Marines, così distante dalle maniere e le abitudini di Carlo, oltre ad essere incredibilmente vicino alla filantropia di mamma Diana. Il maggiore James Hewitt ha sempre negato ogni coinvolgimento, ma adesso un dramma in scena in Inghilterra riporta lo scandalo in auge, riprendendo una sua intervista dove avrebbe riferito: "Il fatto che io e Diana siamo stati insieme anni prima che nascesse Harry, non prova che io sia suo padre." Parole ripescate per una pièce che Yong Kong-bai porterà a debutto al Charing Cross Theatre di Londra il prossimo 9 gennaio, che si basa su colloqui con i personaggi che hanno conosciuto Diana, raccontando le parole presenti nelle biografie, negli speciali e nelle interviste. Su tutti, proprio quelle di Evite di Paul Burrell, il suo maggiordomo. James Hewitt non ha confermato né smentito quanto contenuto all'interno del dramma, anche perché per tutto questo ha dato il suo assenso, avendo letto le 15 pagine del copione riferite alla sua storia, specificando che si tratterebbe di una ricostruzione, seppur romanzata, comunque accurata. Yong Kong-bai ha così commentato: "Ho parlato con James per più di 2 anni. L'ho incontrato e mi ha raccontato alcuni fatti davvero notevoli, mai resi di dominio pubblico come il momento preciso in cui la relazione con Diana cominciò. La rivelazione che James Hewitt mi ha permesso di fare è che la sua storia con Diana è iniziata 18 mesi prima che il principe Harry nascesse. In pratica, nella pièce non si dice che il padre del principe Harry è James Hewitt, ma si lascia che il pubblico possa prendere opinione ed esprimere il suo punto di vista sulla questione. In parole povere, si alimenta il gossip e si crea dibattito per un'opera teatrale che appare già un successo, prima dell'esordio. Chi se ne frega?